Sì. Se dovesse essere veramente questa la trasformazione, preferiamo abolirlo completamente. E però devono dire anche chiaramente che cosa vogliono. Vogliono un monocameralismo? E allora diciamo agli italiani che si va verso un monocameralismo, perché mantenere due camere, una delle quali non ha in realtà un riconoscimento a suffragio universale e gli si vogliono dare compiti come riforme costituzionali, è un po' mentire e dire che si sta abolendo o riformando il Senato. Si sta cambiando completamente la forma di Stato. Quindi, non va bene per noi quella che è l'informazione che sta passando adesso e quindi la consapevolezza di che cosa si sta facendo in Senato.